Allora, in compagnia di Vincenzo Salemme per un film natalizio. Ma tu di che segno stai? Chiaramente ci credi a loro? No. Lo bruciavamo, sai, aspettavo, perché diceva sì, ci credo. No. Ma sei superstizioso? Poco, qualche cosettina sì, butto le cose nel cestino. Se faccio centro va bene, se va completamente fuori non succede niente, se va sul bordo e va dentro, fantastico, se va sul bordo e va fuori, ragazzi, giornata di una chiave, che diciamo. Qual è secondo te la chiave vincente di questo film? Innanzitutto la varietà, perché sono tanti episodi che parlano però dello stesso argomento, perché sono varie sfaccettature del segno zodiacale, ci sono attori bravissimi ed è un film comico, divertente, però per tutti, mi sembra trasversale come età, come gusti, perché c'è proprio una gran varietà di attori diversi anche l'uno dall'altro. Quindi l'appuntamento è al cinema con Ma tu di che segno sei? A teatro anche? A teatro, vabbè, io faccio Sogni e bisogni, che è una commedia pazzi, voglio una cosa esagerata, sto esagerando, sì. Vabbè, una bella commedia, dai. Un saluto agli amici di Fan Week, godetevela, siate felici, un grande Natale, un bel fine anno, un anno nuovo, una bella vita, insomma. Buon tutto.